generale governale, anche quest'anno è stato presentato il rapporto Italia, siamo arrivati alla 32esima edizione. Sì. Qual è l'impressione iniziale che ha avuto anche sentendo le parole del presidente Fara? Che mi sembrano quelle parole che centrino il problema. Il problema oggi, uno dei tanti problemi, direi strutturale, è quella della crisi delle classi dirigenti. Una classe dirigente che deve essere credibile, deve abbandonare una volta e per tutte la mentalità dello zero a zero. L'assunzione delle responsabilità deve essere la ricetta di ogni percorso e tutto questo si incentra e deve incentrarsi anche sulla capacità di cogliere quello che è successo nel passato e di poterlo poi, di potercene servire per le scelte. Un dato importante è che nel 2017, perché poi l'indagine del rapporto si riferisce, ho visto, anche al 2017 per alcuni versi, e nel 2017 ci deve far riflettere il fatto che si sono laureati 34.000 studenti in Italia in scienze della comunicazione, solo tre di numero in storia moderna e contemporanea. La scuola e chi siamo stati deve valutare la possibilità di migliorare questo aspetto, perché l'aspetto culturale associato ad una classe dirigente capace di saper fare squadra costituisce uno degli strumenti per migliorare la qualità e il rapporto di fiducia nei confronti dei cittadini. Ecco, comunque anche quest'anno si conferma una fiducia molto alta dei cittadini, per esempio nei confronti delle forze di polizia, cresce la fiducia nei confronti della magistratura, cala invece anche di parecchio quella nei confronti di governo e Parlamento. Ma questo non è una cosa di oggi. Certamente dobbiamo percepire che affidarsi delle forze di polizia, affidarsi della magistratura non è qualcosa di scontato, è chiaro, quindi siamo soddisfatti, però ritengo che i problemi della nostra società, perché poi di quello si tratta, riguardino gli assetti della scuola, della televisione, cioè di coloro che devono essere capaci di veicolare le nozioni che fanno migliorare il livello di cittadinanza della gente. E su questi argomenti c'è ancora molto da fare.